Siamo in una casa di preghiera, nel monastero di Santa Maria del Mondo di Bevagna. E qui, dove alcune sorelle sono ritirate per fare della propria vita un dono di orazione, di preghiera. Qui, in questo splendido paese medievale, che conserva le forme e l'architettura del suo passato. E noi siamo arrivati qui mentre stiamo facendo il nostro percorso di preghiera e di ritiro, venuti stamattina dalla Verna, dove abbiamo tentato di comprendere cosa significhi, perlomeno con Francesco riuscire a scorgere cosa significhi prendere la croce e cosa significhi soprattutto fare la volontà di Dio, mettersi nell'ascolto di quella parola che noi abbiamo cercato, abbiamo voluto, che noi vogliamo ascoltare. Parlami, diceva Francesco. E quel parlami era un'esigenza di chi voleva una risposta alla sua difficoltà, al suo problema. Il Signore ha parlato, e nel momento in cui ha parlato, nella modalità con cui ha parlato, quello che ha proposto, che ha raffigurato, che ha illustrato a Francesco, quella è la sua risposta, e quella risposta diventa per Francesco il motivo della sua gioia. Forse non era quella che si aspettava. Forse il Signore, che ha i suoi pensieri che non sono i nostri, le sue parole che non sono nostre, impressionando il corpo di Francesco con le sue stimmate, ha dato la sua risposta, ben oltre l'attesa di Francesco. E quella risposta è una risposta che chi la guarda dall'esterno la può mai considerare immediatamente un regalo? La può mai considerare immediatamente un vantaggio? Paolo stamattina diceva nella seconda lettura: io porto nel mio corpo le stigmate del Signore. Per questo provate a non importunarmi, perché già in qualche modo devo sopportare, non nel senso negativo, portare il vantaggio e il peso delle stigmate. È mai questo che noi chiediamo al Signore? Ovviamente, se entrassimo nell'ottica e nell'abbandono che facendo la volontà di Dio già abbiamo ottenuto tutto quello di cui abbiamo necessità, se noi entrassimo nell'ottica che un Dio buono non trascura i suoi figli, per cui non abbiamo bisogno di chiedergli quello che lui già sa che deve donarci, probabilmente saremmo più sereni, più tranquilli, considerando tutto quello che ci capita, ma veramente tutto. E quando io dico tutto, dico davvero tutto, abbandonandoci a lui come un suo progetto su di noi, un progetto che ci permette, in ragione della nostra consistenza e della nostra particolarità, di essere trasformati, plasmati, armonizzati, costruiti, strutturati secondo il desiderio e la volontà di Dio. È difficile per chi è in formazione, cioè che viene formato, è difficile capire quale forma prenderà. La forma è nelle mani dell'artista, e non può essere la creta, l'argilla a decidere quale forma avrà domani. E lungo il corso del programma, se per avere quel tipo di formazione, per avere quel tipo di immagine definitiva, c'è bisogno di plasmarlo in un modo rispetto a un altro, di far soffrire la materia perché possa essere sempre più bella e rispondente all'immagine, lo sa l'artista, non lo sa la forma. Se l'argilla decidesse che
progressivamente forma dare a se stessa. L'artista non potrebbe esprimere al meglio la propria genialità. E allora se noi lasciassimo fare all'artista, lasciassimo fare a lui quanto tempo c'è bisogno di esposizione al sole, quanto all'acqua, quanto al forno, quanto alla pressione delle mani, quanto alle carezze, quanto alla cura armoniosa. Se lasciassimo fare all'artista, il prodotto sicuramente verrebbe migliore. A volte, siccome noi resistiamo all'azione dell'artista, soffriamo davvero, ce la prendiamo con Dio, mentre invece fondamentalmente ce la dovremmo prendere con la nostra mancanza di abbandono. Francesco lo coglie, Francesco lo capisce, comprende che nella, e lo scrive Francesco, in tua volontate domine e nostra pace. E in questo si inserisce nel grande progetto della fede, dove avere fede non significa avere un patrimonio di leggi da osservare o di riti da praticare o di dottrina da studiare. Avere fede nella stessa parola, per questo si chiama così e non si chiama in un altro modo. Avere fede significa avere fiducia. Fede sta per fiducia, perché se io ho fede in colui in cui io credo, mi affido perché ho fiducia, e al di là di tutto ciò che impone o sceglie la mia ragione per quello che devo credere, razionalmente accettare, affettivamente amare, solo la fede, che è certezza delle cose che non vedo e speranza di poterlo presto vedere e ottenere, solo la fede mi permette di superare le difficoltà. Oggi il problema della Chiesa, il problema nostro, il problema di un cristianesimo che sta vivendo un profondo momento di trasformazione, ma non solo il cristianesimo, in questo nostro mondo, è un mondo senza fede da questo punto di vista. Anche la nostra ricerca esasperata, quasi malata di segni, è mancanza di fede. Anche l'esasperata ricerca di vedere è mancanza di fede. Perché chi ha fede non cerca i prodigi. Al limite i prodigi gli capitano senza andarla a cercare. Bussano alla porta i prodigi dell'uomo della fede, quotidianamente. Non fa chilometri e chilometri e chilometri per cercare i segni, perché la fede, il segno, già te l'ha dato. Tu riesci a spostare le montagne con la fede. E non è che andandoti a emozionare trovi più fede. Non è che andando ad organizzare i giochi di prestigio soprannaturali viene a crescere la tua fede. La fede nella quotidianità. Fede significa: sto male e non mi lamento perché Dio sta dalla mia parte. Fede significa: la giornata è bella e ringrazio Dio perché tengo Dio dalla mia parte. Fede significa: il giorno brutto e il giorno bello, il Signore è con me. Fede significa che io so e so per certo che il mio pastore non mi abbandona. Questo è il miracolo, questo è il miracolo. I segni superano, ed è per questo che Francesco, nel momento stesso in cui dice al Signore parlami, il Signore parlandogli gli imprime se stesso il segno più alto della fede. Anche perché io a volte mi chiedo, anche i nostri itinerari, quando io mi metto dinanzi a un crocifisso a pregare, quando io lo vedo e io dico a quel crocifisso: lo amo, ti amo, e quando io dico a lui dinanzi a quella croce che nel suo nome voglio costruire il mio itinerario,
Posso mai dimenticare quello che lui mi ha detto guardandolo? Se hanno fatto questo al legno verde, cosa sarà del legno secco? La nostra vita è questa. Ed è proprio nella capacità concreta di sapere che questa è la nostra storia che trova significato quando Gesù dice: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso e prenda la sua croce. Non perché ce l'ha da lui, perché nella vita ci sta, ma nella misura in cui io ho il convincimento che lui sta con me è meno pesante, perché so che ha un senso, ha una direzione, fa parte del gioco dell'esistenza e nel frattempo l'artista mi sta plasmando. Ecco, questo è il nostro percorso, è un percorso di abbandono che diventa percorso di gioia, perché là dove sono debole, in ragione della fede, la divento forte. Così dice Paolo. Allora abbandoniamoci dinanzi al Signore e facciamo in modo che, facendo il nostro percorso credente, facendo la sua volontà, troviamo pace. Troviamo finalmente pace, non la rassegnazione dalla vita, ma la comprensione vera di una pace, di una vita vissuta nell'armonia di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.